Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi si riporta nuovamente un appuntamento su Construction Simulator ed un nuovo episodio della serie. Ragazzi, oggi devo continuare necessariamente l'appalto relativo al padiglione della spiaggia. Oggi è la terza puntata di fatto su questo lungo appalto. E come vi dicevo prima, nel precedente gameplay, avevo trasferito proprio nella fase finale dell'ultimo gameplay queste strutture in legno che mi avevano poi consentito di avere tutti i materiali per la costruzione dei primi telai relativi a questi padiglioni in legno. Ragion per cui, come mi sono organizzato per l'episodio di oggi? Chiaramente sono sempre e comunque con la mia gru mobile, la LTM 1060-31. Oggi devo occuparmi, ragazzi, chiaramente di ben tre padiglioni. Quindi, da questa parte, come potete vedere, devo piazzare dei pali, e da quell'altra parte devo invece inserire ulteriori pannelli. Io direi, ragazzi, di cominciare proprio da questo padiglione qua. Sì, direi che è la soluzione migliore. Quindi andiamo per l'appunto a piazzare nuovamente i piedini di stazionamento. Regoliamo chiaramente la posizione della gru e cominciamo, ragazzi, a non perdere tempo e a piazzare. Chiaramente uno per uno questi dovrebbero essere 9, sì, 9 pali, ragazzi. Pensate un po'. Quindi oggi ci sarà da lavorare parecchio. E nel frattempo facciamo anche due chiacchiere. Ragazzi, quindi oggi nuovamente in cantiere, come potete vedere qui su Construction, andiamo per l'appunto a piazzare uno per uno questi pali che andranno poi a comporre l'ossatura di questi padiglioni. Chiaramente poi ci sarà la fase relativa ai tetti per l'appunto, ma quella seguirà chiaramente una fase successiva di gameplay. Per il momento ci occupiamo per l'appunto dell'intelaiatura. Quindi, come vi dicevo prima, ragazzi, su questo lungo appalto ho cercato in buona sostanza di realizzare innanzitutto uno per uno una serie per l'appunto di padiglioni qui, ma per esigenze ovviamente pratiche avevo trasferito, ragazzi, qui in precedenza tutti i materiali che mi sarebbero serviti per questo lungo appalto, ma mi sto accorgendo, ragazzi, che nonostante avessi fatto ciò è un appalto veramente veramente lungo, soprattutto per le fasi di piazzamento di qualsiasi componente. In questo caso, per esempio, 9 pali serviranno a comporre questo padiglione tondo. Sperando, ragazzi, che la visuale non faccia i capricci, perché come di consueto spesso e volentieri si sposta repentinamente. E allora andiamo a prenderne un altro. Giù. E andiamo a piazzarlo da questa parte, ragazzi. E cosa non si fa, ragazzi, per un appalto davvero sostanzioso, ragazzi. È un appalto, ripeto, che ho scelto volutamente di portarlo avanti in modalità alto livello. Questo per avere il massimo, chiaramente, del guadagno. Il mio interesse finale sarà quello
quello, ragazzi, di acquistare alla fine, diciamo, di tutto questo bel lavoraccio, almeno un'attrezzatura, ragazzi, che mi manca nell'impresa, cioè principalmente questa gru mobile, ragazzi, perché ho notato che mi sta servendo tanto e la trovo anche molto pratica rispetto alla classica gru da cantiere fissa, diciamo. Questo perché mi permette, per l'appunto, di spostarla come voglio e di gestire meglio le varie fasi di carico. Un'altra attrezzatura che ancora non ho acquistato è chiaramente la pompa per il riversaggio del calcestruzzo. Ho sempre preferito chiaramente il noleggio per questi macchinari, però mi rendo conto che se vogliamo crescere come azienda e risparmiare anche un po' sul costo del noleggio, chiaramente dobbiamo in qualche maniera prima o poi rifornirci di tutte le attrezzature, piano piano, chiaramente. Ok, anche questo palo è piazzato adesso. Procediamo anche con questo terzultimo palo. Rispetto all'ultimo gameplay, ragazzi, non mi sono organizzato nulla, nel senso che non mi sono chiaramente portato avanti. L'unica cosa che ho fatto rispetto all'ultimo gameplay è stato quello, ragazzi, di togliere di torno chiaramente sia la gru mobile e sia chiaramente il camion con il rimorchio, anche perché nello scorso gameplay, se avevate fatto caso, queste due strutture non si erano per l'appunto formate, perché erano di fatto occupate, la zona del trigger era occupata proprio dalla gru mobile, mentre dall'altra parte c'era il camion, quindi non si erano formate alcune strutture, quindi mi sono portato avanti trasferendo il tutto altrove e poi sono per l'appunto state spawnate queste ultime strutture subito dopo, in pratica aver disassemblato chiaramente il carico della merce, giusto per chiarire. Poi ovviamente sempre per esigenze visive preferisco lavorare il giorno, quindi preparo per l'appunto di fatto un orario consono, in modo tale che possiamo vedere queste attività chiaramente nella luce del giorno. Non mi piace di fatto lavorare col ciclo notturno, casomai quello lo faccio in privato, ma in video almeno preferisco avere una visuale più nitida di quello che faccio, ragazzi. Ok, e anche questo palo è andato, perfetto. A questo punto devo scendere dalla gru perché devo occuparmi di disimballare questo materiale. Vediamo un po', dovrebbe formarsi ecco un'altra intelaiatura, perfetto. Quindi devo dire che, come primo stadio, diciamo, di questo padiglione a livello strutturale, va bene. A questo punto, ragazzi, io mi sposto
con la gru mobile mi devo trasferire chiaramente da un'altra parte, quindi togliamoci ritorno e vediamo di trovare la posizione migliore per continuare il lavoro. E allora vediamo un po'. L'ideale sarebbe, ragazzi, raggiungere questa postazione qua, ragazzi. Vediamo se mi posso spostare con la gru mobile. L'interno del cantiere. La vedo dura. Ok, direi di sì. Questa me la piazzo qua, chiaramente, che deve avere anche lo spazio per i piedini di stazionamento, però almeno sì, perché chiaramente devo trasferire quei materiali, quindi preferisco avere la migliore posizione possibile. Allora, mi metto più o meno qua, chiaramente. Perfetto, e adesso direi che ci siamo quasi. Dunque, modalità piedini di stazionamento attivata, andiamo ad attivare la gru e come potete vedere devo innanzitutto trasferire la base chiaramente prima dei telai in legno. Ok, quindi trasferiamo uno per uno, ragazzi, questi pannelli qui. Andiamo quindi a piazzare questo primo pannello, questo secondo padiglione, quindi andiamo a abbassare piano piano. Come potete vedere, questi pannelli vanno roteati per bene prima di poterli inserire, altrimenti abbiamo dei problemi con l'assemblaggio. Allora andiamo a piazzare questo. Agganciato. Ok, via. Pelino indietro. E allora andiamo a fare la rotazione, ragazzi. Devo farla dalla tastiera, ragazzi, altrimenti ho delle difficoltà con il pannello controller, quindi lo faccio direttamente così. Perfetto. Risolviamo velocemente. Carichiamo questo. In basso. Rotazione veloce. Perfetto. Trasferimento, via. Giù. E anche questo è caricato. Restano gli ultimi due. Però c'è. Quello non mi convince molto, ragazzi. Esatto, l'ho piazzato male. Il primo. Allora me lo vado a riagganciare. Ecco. Avevo notato che c'era qualcosa di strano, ragazzi. Ecco. Piazziamolo meglio. Pelino più. A ridosso. Bassa. Perfetto. Adesso sì che lo prende bene. Perfetto. Agganciamo anche questo.
Ragazzi, ho cercato anche di avvicinare, ho fatto una piccola pausa, chiaramente, ho cercato anche di avvicinare un po' la visuale per comodità mia, chiaramente, anche comodità vostra per la visione. Ma piccole correzioni che faccio, ragazzi, in privato, velocemente. Ok? Passiamo il tutto. Pelino avanti. E anche questo è agganciato. Giù. Ok. Andiamo subito a roteare anche questa e abbiamo piazzato per l'appunto la base di questi pannelli in legno che poi mi serviranno ragazzi per costruire e piazzare per l'appunto i telai che sono invece dalla parte opposta di questo cantiere. Quindi andiamo qua, abbassiamo. È un contratto tutto sommato interessante anche nell'evolversi di tutto l'insieme per l'appunto. E adesso andiamo per l'appunto a prendere questi accessori di qua. E allora dobbiamo piazzare questi telai. Dovrebbero essere 4 e C a 4 e 6, quindi questo dovrebbe essere quello più numeroso a livello di numero di telai. Vediamo anche dove trasferire, quindi questi dovrebbero essere questi qua. Ah, ecco. Me lo indica per l'appunto il trigger, per l'appunto, così. Giù, su. E il primo è andato. Ok. Vediamoci anche del secondo, è abbastanza elaborato, ragazzi. Oggi è un episodio in cui chiaramente. La costruzione di queste intelaiature richiede sicuramente molto più tempo. Io cercherò, ragazzi, di completarne almeno due. L'altro lo farò chiaramente in privato. Perché il secondo padiglione è identico. Tecnicamente, almeno da quello che ho visto, quindi vi mostrerò le fasi di costruzione di uno, tanto il resto è identico, quindi sarebbe un doppione, ragazzi, giusto per velocizzare un po'. E allora andiamo chiaramente qui su, piazziamo anche questo, anche questo è andato, ok. Con l'ennesimo telaio. Beh, devo dire che la posizione che ho scelto, nonostante ripeto un po' laborioso l'ingresso all'interno del cantiere per piazzare la gru mobile, tutto sommato è andata bene. Questo mi consente di fare meno movimenti per l'appunto con la gru per avvicinarmi alla struttura e quindi sì, faccio decisamente più in fretta. E allora piazziamo anche questo. No, non l'ho agganciato. Perfetto. Questi sono i componenti più piccolini, quindi questi sono i laterali. Allora andiamo a roteare questa volta. Ok, perfetto. Allora uno lo piazziamo chiaramente qui.
Avviciniamo un po' la visuale, giusto per, se si può, mi sa di no. E uno è piazzato. Andiamo a prendere il secondo, anzi l'ultimo in pratica, di questo padiglione. Serbatoio della tua macchina da costruzione è quasi vuoto. Ah, devo fare il rifornimento. Buono a sapersi, ragazzi. Lo farò chiaramente in privato, velocemente. Ma almeno questo carico fammelo fare, chiaramente, via. Andiamo a piazzare anche questo pannello, questo telaio, con leva. E come potete vedere, ragazzi, sono macchinari che non è tanto l'usura che mi preoccupa, ma quanto per l'appunto anche il carico di carburante, perché ciucciano, ciucciano e consumano. Quindi nel corso delle varie fasi di lavoro bevono carburante, come giusto che sia. Dai, il resto andiamo a piazzare anche questo, giù giù giù. E piazziamo anche questo. Perfetto. A questo punto, ragazzi, io faccio una cosa. Chiaramente faccio una piccola pausa. Andrò a fare chiaramente il rifornimento di carburante, andrò a completare l'altro pannello e ci vediamo a breve. Chiaramente, ragazzi, mi sono trasferito qui velocemente alla distributore di carburanti. Andiamo a fare chiaramente un bel rifornimento di carburante. Ok, andiamo anche a riparare un po' il veicolo. Perfetto, direi che è andato bene. Adesso io mi trasferisco nuovamente al cantiere per proseguire il lavoro e ci vediamo a breve. Allora, ragazzi, come potete notare, sto proseguendo con le fasi di piazzamento delle strutture relative al terzo ed ultimo padiglione. In privato, chiaramente, che cosa ho fatto? Come avevate visto brevemente in precedenza, sono andato chiaramente a fare rifornimento, a riparare il veicolo che era messo male, devo dire. E quindi rifornimento e riparazione dei danni. Sono tornato qui in cantiere, ho già piazzato chiaramente la base. Erano quei 4-5 pannelli che in legno che costituivano per l'appunto la base. E adesso sto piazzando per l'appunto questi ultimi telai di questo terzo padiglione. E allora qui devo roteare, ragazzi, altrimenti non ne veniamo a capo. Che sono i laterali questi. Ok. Avviciniamo un pelino. Ops. Oggi tutti i componenti abbastanza rognosi, ragazzi, perché sono numerosissimi. Quindi non sono per l'appunto pochi ops, non sono per l'appunto pochi telaide da dover piazzare, quindi il numero è abbastanza, e poi devono essere piazzati con molta precisione, altrimenti non si incastrano nella struttura e non mi dà per l'appunto la conferma dell'assemblaggio. E allora piazziamo anche questo, via, pelino giù. Capisco anche che la visuale di tanto in tanto si allontana, ma è logicamente non si può mantenerla fissa perché per l'appunto è un cantiere anche abbastanza vasto di per sé. E allora vediamo di agganciarci questo perfettamente, via.
Allora, questo è il laterale. Perfetto. Non mi sembra vero, ragazzi. Strutture per l'appunto di questi tre padiglioni, poi non resterà, ragazzi, che fare per l'appunto il tetto di ogni singola struttura e buona parte del contratto sarà svolta. Poi ci saranno piccoli ulteriori interventi da fare, ulteriori, però direi che siamo a buon punto. Ragazzi, io avevo previsto per questo contratto tre episodi, ma chiaramente è impossibile. Quindi probabilmente questo contratto vorrà un altro episodio, forse barra due, perché è abbastanza complesso nell'evoluzione. E intanto mi completo anche questo. Qui richiede il serbatoio. Ragazzi, questo è un componente speciale che non era stato messo in preventivo. Quindi devo fare una cosa, ragazzi. Faccio una piccola pausa, vado a recuperare il serbatoio e concludiamo l'episodio con il piazzale per l'appunto questa consegna speciale. E allora ragazzi, chiaramente mi sono dovuto trasferire in questa zona della mappa che adesso vi vado a mostrare. Devo recuperare questo componente speciale che non era stato messo in preventivo, perlomeno tra i materiali che avevo visto in precedenza. Pensavo di aver portato tutto, invece è sbucato fuori questo componente in più, questo serbatoio. Quindi in fretta e furia, ragazzi, sto per l'appunto prendendo questo ulteriore componente in più. Me lo aggancio, ho preso chiaramente il mio rimorchio e me lo trasferisco chiaramente nel camion e poi andrò direttamente difilato nuovamente in cantiere. Ecco, se in ruote a qui la ecco, perfetto. Fare le bizze pure tu, telecamera. Ok, piazza. Ok, e niente, facciamo una cosa, ragazzi. Andiamo da questa parte. Ogni tanto comportamenti della gruetta mi fanno sorridere un poco. Ok, piazzata anche questa, adesso ripristiniamo tutto e ci vediamo in cantiere per la fase finale di questa puntata, ragazzi. Il piazzare per l'appunto questo serbatoio. E allora, ragazzi, come potete ben notare, sono tornato con il camion, mi sto trasferendo per l'appunto qui in zona. Devo piazzare per l'appunto questo serbatoio. Mi servirò chiaramente sempre e comunque della gru mobile. Devo solo fare una cosa. E allora vediamo un po' di aprire le sponde così per facilitare chiaramente la consegna della merce. Cambiamo veicolo velocemente. Saliamo qui a bordo della gru, prendiamo per l'appunto il carico e andiamo a piazzarlo all'interno del padiglione. Questa, ripeto, è una consegna per l'appunto speciale, almeno stando ad indicare il contratto, l'appalto. Andiamo a piazzare questo benedetto serbatoio. Non me la sono sentita, ragazzi, di saltare diciamo questa consegna perché voglio per l'appunto tirare su tutti
tutti i quattrini di questo contratto, quindi non voglio per l'appunto sprecare nulla, e poi è più bello così sicuramente. Allora andiamo a roteare per l'appunto il carico, così lo piazzeremo meglio senza problemi all'interno di questa, di questo padiglione. Quindi scendiamo giù, piazziamo il serbatoio, se si lascia inserire. Perfetto, e anche questa è andata. Padiglione della spiaggia, fase completata. A questo punto, ragazzi, io faccio una cosa, chiaramente, velocizziamo il tutto. E completiamo questo terzo appuntamento proprio così, ragazzi. Spero che anche questo ennesimo appuntamento su Construction Simulator vi sia piaciuto. Io, come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo alla prossima volta, e da parte mia, ciao 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 ciao.